Mikasa. Direi di tornare a casa. Che ci facciamo noi qui? Hai dormito così profondamente da restare intontito? No. Ho come l'impressione di aver fatto un sogno lunghissimo. Ma di che cosa si trattava? Non riesco a ricordarlo. Eren, perché stai piangendo? Ascoltate! Le mura sono state erette con la profonda saggezza di Dio! Le mura stesse sono opera di Dio! Nessun uomo, chiunque gli sia, dovrà mai dissacrare queste mura! Non lo devi dire a nessuno. Che mi sono messo a piangere. Non lo dirò. Però, mettersi a piangere senza alcuna ragione non è normale. Forse dovresti farti visitare dallo zio. Ma che assurdità! Non dirò una cosa simile a mio padre. Stavi piangendo, Eren? Signor Hannes. Che c'è? Mikasa ti ha fatto arrabbiare? Cosa? Perché mai dovrei mettermi a piangere? Ah, puzza di alcol. Che c'è di male? Di nuovo a bere. Volete unirvi a noi? No, ma... il vostro lavoro... Oh, oggi siamo di guardia al portone. Ci tocca stare qui tutto il santo giorno. Sfido che poi ci si svuota lo stomaco e ci si secca la gola. Se in mezzo alle bevande ogni tanto finisce anche qualche alcolico, non mi sembra un problema di grande importanza. Ma se accadesse il peggio, riuscireste a combattere? Eh? Che intendi dire con il peggio? C'è bisogno di domandarlo. Nel caso quelli riuscissero a sfondare le mura e entrare in città. Forza, venite, correte a comprare i miei pesci! Oh. Eren, non puoi metterti a gridare così all'improvviso. Vedo che hai energie da vendere, figlio del dottore. Se quelli dovessero sfondare le mura, assolveremo ai nostri compiti come si deve. Comunque sta tranquillo, in 100 anni una cosa del genere non è mai accaduta. Però mio padre ha detto che il momento di maggior pericolo è quando si sta tutti tranquilli. Il dottor Jäger dice così, eh? Ma riconosco che in passato il dottore ha salvato la città dall'epidemia. Di fronte al dottore non posso che inchinarmi umilmente. Ma questa è tutta un'altra storia. Chi diventa un soldato, magari lavorando al rafforzamento delle mura, potrebbe imbattersi in quelli che si aggirano là fuori. Ma non credo proprio che quelli possano fare nulla contro delle mura alte 50 metri. Ma quindi non siete mai stati determinati a combattere? Esatto. Che cosa? Allora smettetela di farvi chiamare corpo di guarnigione e diventate semplici operai! Non suona per niente male. Ma cerca di ragionare, Eren. Se i soldati entrano in azione, vuol dire che tutto volge al peggio, non credi? È quando ci prendono in giro chiamandoci mangiapane a sbafo e ci considerano inutili che tutti sanno di vivere in pace e tranquillità. Ah, certo. Eh? Si può anche non uscire dalle mura neppure una volta in tutta la vita. Basta mangiare e dormire per poter comunque vivere. Ma così è come essere... come essere degli animali in cattività. Oh. Parla da coraggioso il ragazzino. Nonostante non posso fare niente per cambiare le cose, giusto, Hannes? Già. Ehi, Eren. Che tipo strano, non trovate? Mi è venuto il sospetto che voglia entrare a far parte del corpo di ricerca. Eren, ti conviene rinunciare a quello che hai in mente. Che c'è? Anche tu disprezzi il corpo di ricerca? La questione non è se lo disprezzo o meno. Le campane! Sono tornati! Si apre il portone principale! Andiamo, Mikasa! È il ritorno degli eroi!
dannazione! Non riesco a vedere! Ne sono tornati così pochi. Saranno finiti tutti divorati. Ecco cosa succede uscire al di fuori dalle mura senza necessità. Moses! Moses! Scusate, mio figlio, Moses. Non riesco a vederlo. Sapete dirmi dov'è mio figlio? Dunque lei è la madre di Moses. Portalo qui. Non è vero? Forse non si è distinto in battaglia come un grande eroe, ma perlomeno la sua morte sarà una spinta per combattere! Non è così? Naturalmente. No. Stavolta la nostra ricerca, o meglio, ancora una volta, non ha portato risultati, nessun progresso! Sono un completo fallito. Sono riuscito soltanto a far morire inutilmente i miei soldati senza riuscire a scoprire nulla sulla vera natura dei giganti! È davvero terribile. Hai ragione. È come se i nostri tributi servissero soltanto per diventare cibo per il gigante. Oh! Ehi, che ti prende, ragazzino? Che stai facendo, Mikasa? Torna qui, disgraziato! Mikasa, adesso puoi lasciarmi! Ma che ti ha preso? Mi hai fatto cadere tutta la legna! Eren, hai cambiato idea sul fatto di voler entrare nel corpo di ricerca? Aiutami a raccoglierla! Non ne è accaduta tanta. Eccoci a casa. Bentornati, ragazzi. Oh, Eren, una volta tanto oggi ti sei stranamente impegnato. Già. Ma che significa? Avevi le orecchie rosse. È la prova che hai mentito. Ti sei fatto aiutare da Mikasa, non è vero? Oh, papà, devi partire. Per lavoro. Già, visite mediche nelle terre interne. Ne avrò per 2 o 3 giorni. Eren ha detto che vuole entrare nel corpo di ricerca. Mikasa, ti avevo chiesto di non dirlo! Eren! Ma che cosa ti salta in mente? Lo sai quante sono le persone che sono uscite dalle mura e che hanno perso la vita? Certo che lo so! Se è così, allora... Eren! Perché mai desideri andare all'esterno? Perché voglio sapere. Sapere com'è fatto il mondo al di fuori di qua.
Non voglio passare tutta la mia esistenza all'interno delle mura, ignaro di tutto. Inoltre, se non ci fosse più nessuno con questo scopo, i nostri cittadini avrebbero perso la loro vita invano. Capisco. Il barcone sta per partire, devo andare. Aspetta un momento, caro. Devi prima persuadere Eren. Carla, il desiderio di scoperta che è nell'essere umano non è un qualcosa che si può soffocare facilmente. Eren, al mio ritorno ti mostrerò la stanza sotterranea che ti ho sempre tenuta segreta. Oh, dici sul serio? Fa buon viaggio! Non se ne parla neanche. Unirsi al corpo di ricerca, che stupidaggine! Stupidaggine! A me sembrano molto più sciocche le persone che riescono a condurre una vita da animali in cattività! Eren! Mikasa, quel ragazzo si trova in una fase critica. Promettimi che vi aiuterete a vicenda nelle difficoltà. Che ti succede, eretico? Prova a picchiarmi se vuoi dimostrarmi che sbaglio. Come potrei? Se lo facessi mi abbasserei al vostro stesso livello. Come ti permetti? Ti comporti così perché sai che quello che ho detto è giusto. Non puoi ribattere e l'unica cosa che sai fare è picchiarmi. E questo significa una dichiarazione di sconfitta da parte tua. Chiudi quella bocca, adesso ne ho abbastanza. Fermo! Rieccolo quello stupido bamboccio. Vuoi farti cambiare i connotati? Diamogli una lezione. C'è anche Mikasa. Ci mancava solo questa, ritirata. Mi hanno visto e sono fuggiti tutti in un lampo. No, sono fuggiti per aver visto Mikasa. Ehi, tutto bene, Armin? Posso rialzarmi da solo? Oh, d'accordo. Quindi, non appena ho detto che prima o poi il genere umano dovrà andare nel mondo esterno, si sono messi a picchiarmi, dandomi dell'eretico. Maledizione! Perché basta dire di voler uscire fuori dalle mura per essere guardati con odio? Questo perché siamo rimasti qui a vivere in pace e tranquillità per più di 100 anni. Ma c'è il rischio che quelli possano entrare nel momento stesso che le persone escono dalle mura. Perciò è comprensibile che il governo reale abbia sempre sconsigliato l'interesse per il mondo esterno. È la nostra vita che mettiamo in gioco e guarda soltanto noi. Non se ne parla neppure. Non se ne parla. Ehi, tu piuttosto! Perché lo hai rivelato ai miei? Ah, non ti ho mai offerto il mio aiuto. E quindi com'è andata? Beh, ecco, non ne sono state affatto felici. Oh, certo, lo immagino. Non capisco che cosa passi per la mente delle persone convinte che qui saranno tranquille e al sicuro per l'eternità. Mamma! Nonostante le mura non siano mai state distrutte in 100 anni, niente ci assicura che non possano essere distrutte oggi stesso. È stato laggiù! Sembra che sia caduto qualcosa! Non si riesce bene a capire! Ehi, Armin! Che ti è preso? Si può sapere che cosa state guardando? Assurdo! Quelle mura sono alte 50 metri! È uno di quelli. È un gigante.
riusciti ad aprirsi? Un varco nelle mura! Anche noi dobbiamo... Oh, Eren! Laggiù c'è casa mia! C'è mia madre! Mikasa! È finita. Non c'è più scampo. È la fine. I giganti hanno invaso la nostra città. Non possono aver abbattuto casa mia. Voltato l'angolo. Casa mia sarà lì, come sempre. Di là, spostiamo la trave! Devi sbrigarti, Mikasa! Lo so! I giganti sono entrati, non è così? Eren, fuggi portando Mikasa con te! Presto! Voglio fuggire anch'io, cosa credi? Esci da là! Le mie gambe sono state schiacciate dalle macerie. Anche se uscissi da qui non potrei mai mettermi a correre. Lo capissi? Scapperò portandoti in spalla! Perché non vuoi mai ascoltare quello che ti dice tua madre? Almeno all'ultimo potresti anche darmi ascolto! Mikasa! No, no, non voglio! Ma così moriremo tutti e tre! Signor Hades! Scappi portando via i ragazzi con sé! Credo che tu mi stia sottovalutando, Carla. Farò fuori il gigante e porterò in salvo tutti e tre senza problemi! Ci fermi! Non può combatterlo! Ha ragione. Potrei portare tranquillamente in salvo i soli due ragazzi. Ma questo è il momento di ripagare il mio debito! Grazie. La mamma è ancora là! Eren! Mikasa! Dovete sopravvivere! Riaffiorarono alla mente dell'umanità. Il terrore di essere assoggettati da quelli. L'umiliazione di essere tenuti in gabbia.